mucca moca macchinista. Alla mucca moca piace molto guardare il treno che parte. Stamattina è venuto anche l'uccello Chicco a vedere la partenza, ma sono le 8 e il treno è ancora fermo alla stazione. Oggi il treno non parte. Che strano. Moca e Chicco corrono a vedere cosa succede. Il macchinista non c'è, dice Moca. Forse questa mattina non si è svegliato. Alla stazione c'è una gran confusione. Oggi il macchinista non può venire al lavoro, dice il gatto del capostazione. Il capostazione è disperato perché nessun altro sa guidare il treno. I passeggeri sono molto arrabbiati. A Moca viene un'idea. Oggi il treno lo guido io, dice Moca, e sale sulla locomotiva. Moca ha in testa il cappello da macchinista. Tutti guardano Moca a bocca aperta. Il capostazione dice: "Scendi subito, Moca! Non sai guidare il treno! Ti sbagli! Tutte le mattine osservo cosa fa il macchinista", risponde Moca sorridendo. Poi Moca accende il fuoco nella caldaia e ci mette il carbone. No, bisogna sempre interpretarla nella maniera. È vero, il macchinista fa proprio così, dice il capostazione. Poi Moca spinge una leva e il treno parte, sbuffando. Il capostazione e i passeggeri sono molto contenti. Il treno corre veloce tra i prati verdi. Moca va a controllare i biglietti e dice: "Biglietti, per favore. Grazie e buon viaggio." Ma chi guida il treno mentre Moca è tra i passeggeri? In un vagone Moca trova una cassa di legno. Dentro la cassa ci sono farina, zucchero, uova, burro e marmellata. Moca ha un'idea. Ora preparo una crostata e facciamo merenda. Il treno si arrampica sulle rotaie. Moca cuoce la torta nella caldaia della locomotiva. I passeggeri hanno fame, ma devono aspettare. Il treno arriva al passaggio al passo Bucaneve. La crostata è pronta. Che buon profumo! Moca taglia la crostata a fette e la offre ai passeggeri. È squisita, esclamano tutti in coro. Il treno scende verso il mare. Moca offre ai passeggeri un bicchiere di latte fresco. Moca, il tuo latte è buonissimo, dicono tutti. No, bisogna sempre interpretare. Il treno arriva alla stazione di Belmare. Moca tira la leva del freno e dice: "Scendete, signori, siamo arrivati!" Però i passeggeri non scendono, vogliono un altro bicchiere di latte. Ciao, alla prossima lettura!